Sessualità giapponese. Iscriviti al canale, storia leggera e lascia un like al video. Spesso ciò che è diverso attrae e la sessualità giapponese è un esempio singolare e sorprendente in questo senso. La sua eccentricità e le sue apparenti contraddizioni possono stupire, soprattutto agli occhi occidentali. Tuttavia, questi aspetti costituiscono una chiave interessante per comprendere la cultura giapponese. La pornografia giapponese contemporanea è un esempio unico nel suo genere, caratterizzata da diverse peculiarità che suscitano grande interesse. Ad esempio, la presenza ricorrente della logica dello stupro nelle rappresentazioni giapponesi è un fenomeno degno di nota. I videogiochi a tema stupro, chiamati rape games, che sono giudicati severamente in alcuni contesti occidentali, sono invece ampiamente diffusi e apprezzati in Giappone. Curiosamente, nonostante questa rappresentazione, il tasso di violenze sessuali reali è significativamente più basso rispetto ad alcuni paesi occidentali più puritani. In Giappone si osserva un ritorno costante alla dimensione infantile anche nell'ambito della sessualità. Gli abbigliamenti, i comportamenti e gli stili di vita sono spesso influenzati dal fenomeno del kawaii, che si riferisce a qualcosa di carino e adorabile. Questo concetto, associato ai cartoni animati, richiama fortemente l'infanzia ed è ampiamente apprezzato nella cultura giapponese, anche nell'estetica sessuale. Ad esempio, i sex toys con motivi kawaii, come i vibratori di Hello Kitty, sono venduti nei sexy shop di Tokyo. Negli anni 90 sono emersi nuovi luoghi di commercializzazione del sesso, i buruseraten, dove alcune studentesse minorenni vendono le proprie uniformi scolastiche e indumenti vari. Questi negozi hanno in seguito ampliato la loro offerta, includendo anche biancheria intima usata. Il feticismo per la biancheria usata non è un fenomeno esclusivo del Giappone, ma ciò che lo rende particolare in questo contesto è la naturalezza con cui è esposto. La vendita avviene anche per strada, tramite distributori automatici che offrono biancheria intima, a volte non realmente usata ma contraffatta per sembrarlo. In che modo la sofisticata tradizione artistica erotica giapponese si riflette nella rappresentazione contemporanea del sesso nel paese del Sol Levante? Durante il periodo Edo, 1600-3868, ha preso forma e si è evoluta una forma d'arte erotica raffinata, nota come stampe shunga, con Kitagawa Utamaro considerato il maestro indiscusso. Le narrazioni presenti in queste opere sembrano avere una specificità precisa e quasi inevitabile. Rivolto a celebrare la sessualità, questo genere ha sviluppato una rappresentazione psicologica dell'erotismo che rispecchia anche l'attuale concezione giapponese del sesso. Non sorprende che molte delle rappresentazioni erotiche e pornografiche pop contemporanee siano in continuità con le forme classiche, in particolare giri hentai, fumetti, cartoni animati e videogiochi a sfondo erotico pornografico. Questo si osserva sia dal punto di vista della fruizione, poiché giri hentai non sono limitati ad un pubblico maschile, ma sono apprezzati anche dalle donne, sia per quanto riguarda le tematiche, con alcuni soggetti e atmosfere delle shunga ancora presenti. Ad esempio, il simbolismo attribuito a tentacoli e mostri vari, comune nell'arte erotica classica giapponese, rimane estremamente rilevante. Gli hentai moderni e postmoderni incorporano questa cifra fantasy e orrorifica, costituendo un'evoluzione dei motivi culturali antichi. Le due religioni predominanti, lo Shinto e il buddismo Zen, promuovono una visione aperta e pratica della sessualità, non associandola necessariamente alla procreazione e senza condanne morali. Lo Shinto, in particolare, essendo una religione vitalistica e non escatologica, attribuisce al sesso un ruolo significativo. Di conseguenza,
gli atteggiamenti e i comportamenti sessuali in Giappone tendono ad essere più liberati e concreti e meno condizionati da valutazioni moralistiche rispetto alle culture cristiane. Tuttavia, ciò non significa che manchi una dimensione spirituale o platonica della sessualità. Ad esempio, la pratica in cui gli uomini pagano per trascorrere del tempo con una ragazza senza necessariamente coinvolgere atti sessuali, come descritto nel romanzo La casa delle belle addormentate di Yasunari Kawabata, è un'espressione di questa concezione. Allo stesso modo, lo shibari, una forma di bondage, può sembrare una pratica BDSM brutale, ma in realtà richiama antichi rituali religiosi e tecniche di imprigionamento utilizzate dai samurai, simboleggiando il legame tra umano e divino. L'approccio giocoso e fantasioso dei giapponesi nei confronti del sesso riflette i valori e gli estetici della loro visione del mondo. Questa esuberanza sessuale è spesso accompagnata da una spettacolarizzazione bizzarra, amplificata dalla diffusione delle tecnologie della comunicazione e dello show business. Questo connubio tra sessualità, società dei consumi e spettacolo ha dato origine a forme di espressione sessuali inconsuete per altre culture, come i videogiochi di stupro o programmi televisivi come The Hand Job, una gara in cui le partecipanti competono per far raggiungere l'orgasmo a un partner casuale. Tuttavia, questa esuberanza sessuale può contrastare con altre dinamiche sociali, come il declino nella frequenza dei rapporti sessuali o il fenomeno dei soshokudanshi, i cosiddetti uomini erbivori, che mostrano un interesse limitato per l'intimità fisica. In conclusione, l'analisi della sessualità giapponese, Chi, conduce in un viaggio attraverso le molteplici sfaccettature di una cultura che intreccia armonicamente tradizione e modernità, antico e contemporaneo. Attraverso la raffinata arte erotica delle stampe Shunga, che ha radici profonde nel periodo Edo, possiamo scorgere una continuità sorprendente con le rappresentazioni attuali del sesso nel paese del Sol Levante. Queste opere, con la loro narrazione psicologica dell'erotismo e la loro libertà espressiva, sembrano riflettere una concezione della sessualità che, pur evolvendosi nel tempo, mantiene radici salde nei valori e nei principi della cultura giapponese. Le specificità culturali, intrise delle influenze dello Shinto e del buddismo Zen, propongono una visione della sessualità libera da condanne morali, con il sesso che viene considerato non solo come atto di procreazione, ma anche come espressione naturale e vitale della condizione umana. Questo approccio, permeato da una concretezza e da una libertà peculiari, si manifesta nei vari aspetti della vita quotidiana e dei rapporti interpersonali, offrendo uno spaccato affascinante della complessa tessitura sociale del Giappone contemporaneo. Tuttavia, questa visione aperta e non moralizzante della sessualità convive con dinamiche sociali complesse. Il declino nella frequenza dei rapporti sessuali e la diffusione del fenomeno degli uomini erbivori sono solo alcune delle manifestazioni di un panorama sociale in evoluzione, in cui le tradizioni incontrano le influenze della globalizzazione e della modernizzazione. Inoltre, la spettacolarizzazione della sessualità attraverso i media e la cultura popolare aggiunge ulteriori strati di complessità a questo quadro già ricco di sfumature. Dai videogiochi di stupro alla televisione trash, ci troviamo di fronte a una fusione sorprendente tra sesso, spettacolo e società dei consumi, che crea uno scenario unico e allo stesso tempo intrigante. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.